che è un artista, scrittore serbo, che però non è rom, quindi è un gagliese, che conosce bene la cultura rom e ha scritto una canzone che si chiama Gelem Gelem, no? Che può essere scritta DJ oppure J oppure G, Gelem Gelem, vuol dire camminare, camminare, ed è diventato dagli anni 70-72, è diventato l'inno rom ed è l'unico inno triste al mondo. E la bandiera che è stata scelta per rappresentare i rom dopo varie discussioni, perché i rom non sono d'accordo tra di loro sulle cose, altri volevano rappresentare il ferro di cavallo dorato, altri volevano mettere un cavallo, altri volevano mettere 16 cavalli, e invece alla fine è stata scelta la ruota di carro indiana, che rappresenta le origini indiane, con 16 raggi del carro, che sono i 16 paesi della routine nomade di un certo periodo della comunità rom, che non è più oggi così, e sotto c'è il verde della terra e sopra c'è l'azzurro del cielo. Quindi noi non crediamo nel confine ideologico e politico tracciato sulle mappe. Si è risposto completamente. Ci sono altre domande? Vai. Da questo documentario dall'anno scorso, da quando è finito il crowdfunding per... Allora, Paolo Bonfatti, ve l'ho detto prima, non è rom, ha conosciuto i rom per caso, conoscendo il fisarmonicista che adesso mi sfugge, Jovic, ragazzi, che ridere fa Jovic, salve pure il personaggio. Comunque, conoscendo Jovic per caso, si è appassionato alla cultura rom, ha deciso di fare il documentario e di dirlo a tutti quanti che esisteva. Quindi il signor Paolo Bonfatti ha speso di tasca sua 15.000 euro per fare il documentario. Ha fatto un crowdfunding per riuscire a e ne ha riguadagnati solo 10.000. Quindi il signor Paolo Bonfatti è un signor benefattore, no? E domanda. La domanda in realtà non è questa, faceva la domanda. Quindi si può avere delle scuole. Sì, il documentario dall'anno scorso è gratuito, online, in HD, in inglese, sottotitolato, ma in italiano in lingua originale, gratuito. Perché il documentario non gira? Perché non ci sono le fotocamere, perché non c'è il disagio, perché non ci sta la ciccia, no? Perché è un documentario culturale. Però il documentario è gratuito, andate su YouTube e scrivete Opre Roma, lo potete vedere a casa in qualsiasi momento e condividere con voi. Vai. Visto che questo discorso, questa tematica a scuola si parla moltissimo, io immagino già quando farò vedere questo documentario che le posizioni dei ragazzi saranno, ma noi che stiamo qua non vediamo mai, non vediamo sì. Quelli che c'è il futuro di quelli classici. C'è qualche indicatore che si può invitare anche a scuola? È molto difficile. Allora, non è una coincidenza che nel taglio del documentario la maggior parte delle persone che partecipano sono artisti. Perché essere bulgaro, no, in Italia, ve lo dico da straniero e non ancora con la cittadinanza, in Italia crescere come bulgaro, bosniaco, serbo, albanese, kosovaro, ucraino, quello che vuoi, so cazzo, cioè è già difficile per conto suo. Mettersi l'etichetta di rom addosso in più rende le cose molto più complicate. Quindi ci sono molte generazioni, in particolare dei rom rumeni, che stanno rinunciando al retaggio rom per insegnare i figli solo rumeno. E questo è il lavoro della schiavitù rumena sui rom, non rumena. Attenzione, i rumeni, cioè, sono persone, no? È un retaggio, no? Quindi, no, i rumeni contro i rom non hanno niente. Tra l'altro un parallelo interessante che non viene citato nel documentario che mi permette di aprire una parentesi è che nel 1767 vengono liberati gli schiavi neri in America, ok? Grande liberazione, questa è qua di là, quindi diritti civili, voto per gli uomini. Nello stesso anno vengono liberati i rom in Romania, che comunque sono una comunità così piccola che nessuno se ne accorge. Ok? Queste due comunità libere, da una parte in America, no?
hanno finalmente il permesso di approcciare gli strumenti classici, soprattutto quelli a fiato. E con i ritmi africani che sono rimasti negli 300 anni di schiavitù, riproducono lo stile dell'improvvisazione del djembe sugli strumenti classici e diventa il jazz. E poi diventa il funky, il blues, il bebop, eccetera, eccetera, eccetera. Dall'altra parte, in Francia, Django Reinhardt, molto più tardi, no? Inventa il manouche, che è un altro genere di jazz che non ha niente a che fare con il jazz americano, no? Quindi è interessante per me, è romantico, che due schiavitù nel mondo abbiano realizzato poi uno stile musicale che l'abbia romanzato, no? Abbia creato un stereotipo positivo, che è comunque sbagliato, però è positivo, basato sull'improvvisazione, cioè su una musica non basata sulle note, ma basata sulle sensazioni, basata sull'idea che non esista una conformità. Bene, andrò di là. Ci sono altre domande? Devi alzare la voce così sto giovane. La traduzione del titolo. La traduzione del titolo. Allora, o pre-Roma e... Allora, durante... Mi prolungo, eh. Durante il concilio degli anni 70-72 è stato anche scelto un termine, no? Come la categoria degli omosessuali, dico così, ha scelto a un certo punto di rappresentare se stessi come gay, no? Di non usare più le parole che usano gli altri per descriverti, ma di scegliere una parola per rappresentare se stesso, no? Un certo gay che arriva da gioia, sta bene, eccetera. I Rom hanno scelto di una parola. Quindi noi siamo stati, mia madre ancora chiama se stessa zingara, eh? Però zingaro, zigano, arriva dalla parola schiavitù, mentre invece gitano arriva da uno stereotipo, e invece gypsy arriva dalla credenza sbagliata che i Rom arrivino dall'Egitto, quindi Egyptium, Egyptian, Gypsy, ok? È sbagliata, come oggi noi chiamiamo gli indiani d'America, non c'è nessun indiano in America, sono gli americani, li chiamano indiani d'America, come oggi i Rom vengono denominati romeni, c'è una confusione, solo che quando il popolo dominante decide che la sua confusione è la parola giusta, diventa la parola giusta. Il titolo, il titolo Upre-Roma, che si dice Upre-Roma, vuol dire Rom alzatevi in piedi. E allora, se avete altre domande, vai, prima il signore. Signorina. Una domanda, cioè la signora chiedeva se ci sono dei mediatori. Ecco, se ci sono dei mediatori. E stavo dicendo che non è una coincidenza che siano gli artisti, che sono le persone che in genere fanno un percorso su se stessi e sulla propria identità. È difficile perché... Io conosco dei mediatori Roma. Ma è veramente ci sono mediatori culturali di una classe parlare sulla cultura. Io sono allora, Ivana, se vi interessa, se vi interessa sul territorio di Torino, Ivana è mia sorella, quella del Nietzsche, no? Sì, ma ancora meglio, esiste un'associazione sul territorio che si chiama Youth Roma, se rimanete mi chiedete di iscrivervi. E sono Ilvia, che è di origine albanese ma è Rom, e Rambo, ragazzi si chiama Rambo, li chiamiamo tutti Joe per gentilezza, ma si chiama Rambo, e loro si occupano di questo. Io e mia sorella ci abbiamo i cazzi nostri, facciamo il nostro video, ogni tanto facciamo queste robe a gratis, però loro fanno proprio questo lavoro, cioè lo fanno di lavoro e sono Rom. Ah, Upre-Roma, ma ragazzi, Upre-Roma vuol dire alzato in piedi, lo detto, sì, okay. Vai. La lingua o le lingue? La lingua o le lingue sono generalmente tramandate solo oralmente o c'è una corposa produzione scritta, non so, no. Poesie così del genere... No. No, allora, la lingua romanì, oppure romanès, è una lingua solo a tramandazione orale, ok? Questo spiega anche perché durante il retaggio culturale dei Rom, i Rom usano assorbire gli strumenti musicali, assorbire le lingue degli altri, assorbire la cultura di un altro popolo, rielaborarla secondo i propri toni e colori e poi restituirla al mondo in un altro modo. La musica balcanica, le ciarde, il flamenco, eccetera, eccetera, eccetera.
anche. E la lingua romani non è scritta, ma le prime... Com'è che facciamo ad avere delle date, più o meno? Perché non sono i rom che scrivono quando arrivano in Europa, sono gli europei che scrivono che i rom sono arrivati in Europa. E la lingua romani non c'è ancora un accordo. In Italia è uno dei pochi paesi in Europa che non ha ancora il riconoscimento, questa è una cosa importante, in Italia non c'è ancora il riconoscimento della minoranza linguistica rom. Riconoscere che la lingua rom è una minoranza etnica e linguistica vorrebbe ammettere che i rom sono una cultura, cioè che sono un patrimonio dell'umanità, che sono degni di insegnarci delle cose, che sono capostipiti di lingua, cucina, poesia, eccetera, eccetera, eccetera. Ammettere questo in Italia vorrebbe ammettere che i rom non sono nomadi. Iniziate a capire il quadro legale di questa cosa, ok? Quando lo spiega, bene. Ma i rom vivono nei campi perché in realtà vivono ancora del retaggio della seconda guerra mondiale, ok? C'è una legislazione che è basata su un mestiere sud-italiano che poi è stato reiterato, sostituito dai rom, cioè quello dei giostrai. E quindi secondo il regolamento dei giostrai, se vi andate a leggere, ci sono delle cose complicate, come se non avete mai capito come si compila l'8 per 1000, vi stanno prendendo per il culo. Ok? C'è roba seria sotto. Quindi secondo il regolamento per cui sono stati ammessi i giostrai nelle piazze, loro dicono la stessa cosa. I rom sono nomadi. Quindi i rom vogliono vivere nei campi, quindi se uno arriva dalla Romania e dice io sono romeno, lo mettono in lista per una casa popolare. Tu fidati, litigano per 5 anni in casa e poi si integrano, a posto. Se invece li metti nel campo nomadi e vivono a fare in culo, e qua siamo tutti di sinistra, belli, simpatici, rom, c'è bello ascoltare gli Sturz e Bregovic, poi quando ci abbiamo rom davanti, l'indiano che ci vende le rose, non sappiamo che cosa fare. Quelli sono il retaggio di tutte le volte che non abbiamo fatto qualcosa, perché ogni volta che tu non fai qualcosa succede questo. Quindi i rom che vivono nei campi vivono lontano, io mi sono in campi nomadi quando ero bambino, quindi quando vivi lontano non hai la... c'è una fonte d'acqua, una pipa di acqua corrente per 200 persone, ci sono gli allacci elettrici fatti come a Cerignola, come a Napoli, c'è qualcuno. La gente che si piglia le scosse per la cambiare l'accetta, cioè non c'è wifi sicuro. E quindi la gente sta nella povertà più schietta, più rude possibile. E esiste un'impronta antropologica che non è della cultura roma, che è della povertà. Quando tu vai in Brasile e parli con un brasiliano che vive in centro, città, e tu gli dici ma le favelas lui fa? No, no, le favelas non sono la cultura brasiliana, sono un problema, sono un puntino nero nella nostra gestione dei problemi. Quindi le favelas, i campi profughi in Libano, voi pensate di avere i problemi con i neri, ma in Libano ci stanno milioni, milioni di persone spariate, i continenti che spariano. E cos'altro? Le comunità italiane in cui la criminalità è sdoganata, in cui vivere nella camorra, vivere nella mafia, eccetera, è tutto normale, è accettato culturalmente, è quasi un'opposizione all'invasione garibaldiana dei mille, eccetera, eccetera, eccetera. Quelle sono tutte comunità che vivono secondo un retaggio culturale, antropologico, basato sulla povertà. Quindi tu vai a prendere un rom del campo, che da quattro generazioni insegna ai suoi figli a non andare a mendicare, e vai a dire che dovrebbe andare a scuola, che i jeans, che la Coca-Cola, che l'iPhone, è proprio un cazzo a lui. È un processo lento che deve partire dall'istruzione, ma non dall'istruzione peruana, dall'istruzione italiana, ci deve essere un approccio, ci deve essere un cammino insieme. Io sono rom e non difendo i rom a spada tratta, bisognerebbe dare un'occasione a tutti quanti, come fare una canzata, gli si manda via e basta. È troppo duro. Bene, ci sono altre domande? Ma in genere la cultura in che senso? Integrazione. Sì, omologazione. Ma scusami, cioè, a questo punto no, perché è una delle pochissime culture che sta ancora in piedi. Wow. In genere la cultura ormai c'è anche sì. Sì. Ma veramente non lo so, non lo so. Io forse per me. Forse quella è l'unica cosa che è proprio
bisognerebbe dire di no. Non lo so. Beh, io li vedo i campioni, li visito spesso e quando li vedo penso che rinuncerei a tutta la cultura rom per mandare i bambini a scuola e avere tutte le occasioni di vivere in un posto dove non ti prendi, dove non muori per l'affetto, ragazzi, cioè muori per il martirio nei campi, ok? Cioè, insomma, non è un posto però, dove però per la scuola non è tanto non è tanto difficile, quindi muori per il morbillo ma la Coca-Cola ce l'hai, quindi non è che devi dire no alla Coca-Cola, non devi dire no al morbillo. No, io non ho detto questo, no. Io ho detto va bene dire no al morbillo, sì. Andiamo avanti. Oh, sono caldo, grazie, sono sul pezzo, vai. Allora, se non avete altre domande... No, io ho una domanda. Vai. Vorrei sapere se c'è modo di raggiungere, se c'è un'organizzazione a livello europeo, italiano, di comunità romanesse che... Allora, a livello italiano non funziona un cazzo. Vabbè, non avevo tutti. A livello europeo esiste un'organizzazione che è costituita da giovani rom, cioè sono tutti più giovani di me, e si chiama Firena Mensa. Vuol dire camminare insieme nella lingua romanese. Vabbè, lo scrivo, adesso lo segno. E loro lavorano seriamente. Ok, tra l'altro, vi ricordate Musli? Sì. Il ragazzo che girava l'iPhone, il ragazzo che era molto timido e molto felice. Ok, Musli, che ha vissuto nei campi, eccetera, ha sofferto tutta la vita, ha costituito un'associazione che si chiama Stay Human. Ok? Ripresa dalla situazione, eccetera. E Musli ogni anno va per 3 mesi in Grecia, nei campi profughi, a lavorare con i profughi. Quello che voglio dire, nonostante Salvini, il clima un po' neofascista così che si sta creando, è che si inizia a creare una connessione tra le diversità. Cioè, la gente, secondo me, perché voglio rimanere positivo, inizia a capire che i diritti degli omosessuali, dei gay, sono i diritti dei rom, che sono i diritti dei rifugiati, che sono i diritti di chi ha meno, eccetera, eccetera. Cioè che siamo tutti un'unica squadra, no? Quindi Musli, che ha vissuto la vita peggiore che si può vivere nel campo nomadi, non riesce ad aiutare i rom, perché c'è, per assurdo, c'è una distanza culturale, c'è una distanza legislativa in Italia che lui non può superare da solo, quindi lui sta aiutando i rifugiati. Quindi se qualcuno di voi ha voglia, si chiama Stay Human, Mostly Alievski, il ragazzo di prima, e lui non vi chiede soldi, vi chiede di spedirgli magliette, vestiti, medicine, tutte le medicine che sono reperibili senza ricetta, e lui va fisicamente, sta 3 mesi a lavorare in Siria, va a lavorare in Grecia, nei campi profughi, cioè lui si dà da fare veramente. Quindi se volete fare qualcosa stasera per girare la ruota della comunità, per i rom potete fare pochi cazzi, veramente. Cioè, o mi offrite una birra stasera, anche, se no aiutate Musli che sta facendo un altro lavoro, perché secondo me siamo tutti dentro alla stessa ruota di carne, mettiamola così. Bene, se non ci sono altre domande io andrei a fare i cazzi miei. Sarebbe l'ora. Domande? Stai musica. Bene, tutti a casa. Vai con la musica. Grazie a tutti per essere venuti. Grazie.